Presidente, innanzitutto, come ha trovato questa struttura? Bellissima, mi sono prenotato per quando compirò i 90 anni per avere un posto, il sindaco mi ha detto di sì, quindi molto bella, complimenti davvero, un posto splendido, rifatta e ristrutturata tenendo conto proprio delle esigenze di chi la utilizza, ho visto anche accorgimenti acustici molto, molto avanzati, quindi davvero una struttura modello. Ecco, potrebbero esserci dei regali dalla regione per questa struttura? No, regali no. Abbiamo discusso di questa vicenda dell'appalto fatto con il ribasso d'asta, che è una buona cosa. Di solito in questi casi il ribasso d'asta viene incamerato dalla regione perché risparmia. Qui ho parlato con i miei assessori, ho verificato e penso che questi soldi li lasceremo modificando l'accordo di programma, ma è una cosa formale, insomma l'impegno c'è perché mi pare che sarebbero destinati a migliorare ancora di più la struttura, quindi questi soldi guadagnati dal ribasso d'asta rimarranno qui per la struttura. E per quanto riguarda l'accreditamento? L'accreditamento ci stiamo lavorando per i posti in più, vediamo, insomma, mi pare è stata una visita molto utile per me perché mi sono reso conto di quanto bella sia la struttura, di quanto efficiente sia e quindi merita l'impegno straordinario della Regione. Ecco, accanto a lei c'è Paolo Lini, sindaco di Clusone, il prossimo candidato della Lega per Clusone. Ah beh, certamente, è un buon sindaco e sono certo che sarà riconfermato. Verrò, se mi vorrai, a fare campagna elettorale, no? a dire quanto a sostenerti in questa ricandidatura.